Sequenza 11. Vieni a noi, siamo ancora a Venezia. ...1488, 12 anni dall'inizio della storia. Eccoti qua, Ezio. Perché così serio? Oggi è il mio compleanno. Davvero? 100 di questi giorni? Che meraviglia! Dici? Sono trascorsi più di 10 anni da che vidi morire mio padre e i miei fratelli. 10 anni a caccia dei responsabili. E ora sono così vicino, ma non abbastanza da capire il senso di tutto questo. Forse tu non te ne accorgi, Ezio, ma grazie a te adesso qui si vive molto meglio. Basta. Ho un regalo per il tuo compleanno. Il registro di navigazione dell'arsenale. Di quando la nave è partita. La nave per Cipro? Dici davvero? E indovina quando deve tornare? Domani. Ezio! Leonardo! Quando sei tornato? Proprio ora. Devo parlarti. Subito. Va bene. Divertitevi, ragazzi. Spero sia importante. Oh, lo è. Lo è. Camminiamo. Stammi vicino. Oh, Leo! Le ultime due pagine del codice. Stavo studiando le copie. Come ho fatto a non vederlo prima? Mettendole insieme ho capito che i segni sul retro formano delle parole. Il profeta apparirà quando il secondo frutto sarà portato alla città fluttuante. Che è il frutto dell'Eden? Solo il profeta può aprirla. Due frutti dell'Eden. Che cosa stai dicendo, Ezio? Che cos'è? Ci conosciamo da tanto, Leonardo. Di chi altri posso fidarmi se non di te? Zio Mario me ne parlò molto tempo fa. Una profezia nascosta nel codice. Porta a una cripta che racchiude qualcosa di molto potente. Grandioso! Ma se hai avuto queste pagine dai Barbarigo, allora forse anch'essi sanno della cripta. E non è una bella cosa. Aspetta. Sarà per questo che mandano le navi a Cipro. Per trovare questo frutto dell'Eden e riportarlo a Venezia. Quando il secondo frutto sarà portato alla città fluttuante, il profeta apparirà. Solo il profeta può aprire la cripta. Oh mio Dio! Quando mio zio me ne parlò, ero troppo giovane e presuntuoso per immaginare che fossero altro che le fantasie di un vecchio. Ma ora capisco. L'omicidio di Mocenigo, dei medici, di mio padre, dei miei fratelli. Era tutto parte del suo piano. Già. Per trovare la cripta. Lo spagnolo. Rodrigo Borgia. La nave salpata da Cipro arriverà domani. E io sarò lì ad aspettarla. Buona fortuna, amico. E allora dobbiamo andare verso il primo ricordo. Tra l'altro abbiamo sbloccato questa parte qua della mappa. Quindi, come dico sempre, vado a ripulire e ci vediamo dopo. E andiamo a fare la prima missione della nuova sequenza. Che è in cima alle mura. Fantastico. Sera. Zio Mario. Cazzia Mari. Dove lo stanno portando? Bisogna saper aspettare. Seguiamo sto corriere. So io come va seguito, va. Non dovresti stare qui. Va laggiù, Boom. Muto. Oh. Guardate, minchia, è lontanissimo. Oh, lo vedo, Però si sta allontanando. Bisogna tenere il passo.
Però corriere corre, quindi ha senso. A volte camminano. Muori, va. La Repubblica esprime cordoglio alle famiglie delle vittime. Non è che se ne accorge, vero? No, bravo. Sì, se ne accorge invece. Se vi servono ferri, armi, armature, lucchetti o coltelli, non scordatevi della fucina di Bertuccio. Dai, su. Offre ai veneziani prodotti di stile e qualità eccelsi. Bertuccio, il San Polo. Chiedo confessione. E si ritorna di là. Palle, corriere, oh. Notizia giunta da lontano. Dato il fermento che serpeggia tra i turchi, oggi si incontreranno il Doge e i 10 per stabilire una linea di intervento. Si raccomanda ai mercanti di ridurre i commerci con l'Egeo. Agilissimo il ragazzo. Soprattutto quando vede persone come te, agilissimo. Scappa subito. State attenti quando vi trovate nei pressi dei cantieri. Riferite alle autorità eventuali. Oh, però, corriere, e va un po' piano. Aspetta, aspetta, aspetta. È inutile che mi mostri il tempo, ce l'ho visto. Qua ci sono i ladri, perfetto. D'accordo. Tirategli addosso. Intesi. Così posso passare senza problemi. Volete del lavoro di qualità a un prezzo contenuto? Fermi! Fermatevi, marrani! Ma bravo! Dite, vi conosco, messere. Si può venire. Attenzione! In seguito ai recenti eventi verificatisi durante la festa in San Polo, il don... Merda! ...cura di fuochi d'artificio deve essere controllata... Si fa così. Ma gli estremi, estremi rimedi. ...un decreto in vigore da subito vieta a chi governa le barche di bere oltre misura. Vabbè, ma quanto mi vuoi far camminare ancora? Lo chiedo. Oh, mo si corre per fortuna. Armi di prima scelta. Esaminatele, brava gente. No, di grazie. Raga, ma in che punto della mappa siamo? Siamo partiti dall'arsenale. Sti cazzi. Ok, ci arriva qua. Palese. Zona rossa. Come se non quel punto lì. Cos'ha per muoversi così? Le emorroidi? Fanno morire i commenti della gente, raga. Fateci vedere i vostri trucchi, signore. Va bene, Ezio. Merda, merda, merda. Muoviti, 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 muoviti. Sarà colpa mia, come sempre. Certo che è colpa tua, ti metti tra i coglioni. Naufragio! Meno male non l'ho colto. Ma la notizia è che il mercante è lì. Stavo rischiando grosso, eh. Adesso andiamo pure sui tetti. Per non farci mancare niente. Vabbè, ma questa, commenti a parte, è una bella missione. Cioè, vedrete poi come si svolge, me la ricordo. Una gran bella missione. Avanti, scendi. È qui! Fermo! Sta scappando! Vai. Muori, va. Non muore. Sei mio. Il maestro è arrivato. Non ammetterà errori. Riponetelo con cura, subito. Ah, c'è il tesoro. Qui. Questo cambia tutto. Posso infiltrarmi in questo gruppo, prendere il posto del corriere.
Mi porteranno dritto da quel figlio di puttana. Comanda pure. Ho 90 secondi per usare le cortigiane intanto e entrare. Ragazzi, ma guardate questa! Forza! Non c'è niente per te qui! Già visto questo? Buono. Non l'ho visto. Ci siamo già incontrati, amico. Cosa nasconderà? Sono sicuro che... Ok, a posto. Stavo rischiando grosso, però ce l'ho fatta. Come sei bello, Ezio. Un figurino proprio. Così però mi azzeri il livello di sospetto, perché sono uno di loro, esatto. 7000 fiorini. Sti gran cazzi.